Questo succo divino che si chiama vita di Dio, vita, presenza di Gesù, eccetera, e poi piano piano succede la vita. E piano piano è come un computer che si rallenta un pochino, le cose cominciano a essere un po' monotone, le cose cominciano a essere un po' difficili da seguire, dure da fare, allora sì, vabbè, dovrei andare in comunità, però c'è l'Inter che gioca, c'è la Juventus, ho mangiato troppo, preferisco stare a casa. E allora magari vediamo se oggi non riesco a schiacciare quel bottone che fa ripartire il sistema. Cosa ne dite? Non vi sentite assolutamente accusati o eccetera, perché non sto parlando di voi, sto parlando di quelli di Livorno. Quindi non sto parlando a voi, sto parlando a quelli di Livorno. Quindi non vi sentite. Ma il titolo del mio messaggio è Silent Movies. Silent Movies, vedo un paio di teste bianche, quindi non ve le ricorderete, ma almeno vi ricorderete quando ancora si sapeva il fatto che c'erano, a quei tempi c'erano dei film senza parole. Perché Gesù ben 8 volte fa questa dichiarazione. In questo caso sta parlando della parabola del seminatore, dice: chi ha orecchi per udire oda. Ben 8 volte fa questa dichiarazione, che mi dice una cosa, mi dice che ci sono 2 messaggi che vengono predicati ogni volta dal pulpito. Uno, quello che viene predicato, e l'altro quello che viene capito. E io da predicatore della grazia vi assicuro, Walter sa esattamente quello che sto dicendo, che io dico determinate cose e le persone ne capiscono un'altra. Allora mi dicono: oh, Marchiò, tu allora predichi lì per grazia e dai il permesso di peccare. Amore mio, prima di tutto tu il permesso di peccare da me non ne hai bisogno. Pecchi benissimo senza il mio permesso, giusto? Mi sembra, a me, no, non quelli, solo quelli di Livorno. Quindi no. Ma io poi non solo predico lì per grazia, ma prego la Coop, grazie alla Conad, grazie alla Selunga, grazie alla Auchan, grazie alla Carrefour, grazie. Io le predico tutte, perché? Perché io ho bisogno di grazia, forse tu no, forse tu riesci a vivere la tua vita con le tue forze, con i tuoi meriti, con le tue capacità, io no. Io ho bisogno di qualsiasi gocciolina di grazia che esce dal cuore di mio padre, ne ho bisogno, perché io mi conosco, so quello che passa nella mia testa, so quello che succede quando vedo dei ministeri che esplodono e che io a 70 anni sono ancora qui a dover girare a vendere 10 libri per volta. E no, Marchiò, ma non tu, no, come no, sì. Invidia, gelosia, e chiaramente passano, no? E riesco, dopo 35 anni di ministero, riesco a chiedere a papà di aiutarmi e di sbatterle fuori, ma vi assicuro che ci sono come per qualsiasi altra persona. Quindi chi ha orecchi per udire oda. Avete mai avuto dei fraintesi? Avete detto qualcosa a persona? Sai qual è la cosa più comune?
è quella che tu hai questo desiderio di portare il Vangelo, di parlare della vita di Cristo, di quello che Lui ha fatto per te, della tua gioia, e vai a parlare ai tuoi amici e tu gli dici Dio ti ama e loro sentono Dio ti giudica. Tu gli dici Dio ti ama così come sei, loro sentono devi cambiare. E quello succede ogni volta. Perché? Perché purtroppo la Chiesa ha creato questa immagine di un Dio giudice, di un Dio vendicativo, di un Dio che richiede qualcosa da te, e ha cancellato, ha offuscato l'immagine del vero Dio, che è un Dio che così tanto ha amato il mondo, che non ha chiesto il tuo permesso per andare per pregare con la sua vita. Ricordati una cosa, il Vangelo non è una richiesta. Il Vangelo è un annuncio, ok? Io, il Vangelo, le due parole più tremende della religione è tu devi. La religione ti dice tu devi fare qualcosa, il Vangelo ti dice Gesù l'ha già fatto. Il Vangelo è un annuncio. Luca capitolo 2, gli angeli appaiono ai pastori arabi, iraniani, di tutto di più, babilonesi, adoratori della luna, satanisti, non esisteva, non c'era un cristiano e senz'altro un pastore non era persone che lo davano Dio, quindi totalmente pagani. Arriva l'angelo e dice sono venuto a portarvi la buona novella di gioia a tutto il mondo. Sono venuto a portarvi la buona novella e una parola, euangelizzo, sono venuto a evangelizzarvi, sono venuto a portarvi il Vangelo. Immediatamente dopo dice, oggi a voi è nato nella città di Davide un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. Punto, basta, quello è il Vangelo. Il pastore fa, ma io cosa devo fare? Niente, perché oggi a te è nato un Salvatore. Ma io sono musulmano, non importa. Oggi a te è nato un Salvatore, ma io non ci credo, non importa, non ti sto chiedendo di fare niente, ti sto dichiarando il Vangelo, sto facendo un annuncio, oggi a te è nato un Salvatore. Adesso, con quell'informazione, quello che ci fai, il tuo futuro dipende da quello, ma il mio dovere è quello di annunciare qualcosa, oggi a te è nato un Salvatore, ma io sono un satanista, oggi a te è nato un Salvatore, ma io adoro Krishna, oggi a te è nato un Salvatore. Il Vangelo è l'annuncio di quello che Dio ha fatto. Quindi, come facciamo, visto che Gesù ci ha detto di visto che funziona, ci ha detto di andare in tutto il mondo e di predicare il Vangelo a ogni creatura, come facciamo se noi diciamo una cosa e quelli ne sentano un'altra? E poi soprattutto, pensate questo, per 1800 anni e più, la Bibbia non esisteva. A parte il fatto che per 1500, 1600 anni, forse 1700 anni, le persone che sapevano leggere e scrivere erano pochissime. Ma la Bibbia come libro che da portarti dietro non c'era, non esisteva. Nessuno poteva aprire un libro e dire allora qui dice Giovanni 3,16 poi che Dio ha tanto amato. Non c'era. E allora come facevano a predicare il Vangelo la Chiesa? Come faceva a predicare il Vangelo? Sapete come? Non con un libro, ma con la loro vita. I messaggi senza parole. E oggi purtroppo invece cosa facciamo? Oggi purtroppo la maggior parte dei messaggi sono pieni di parole, ma senza vita. Ti dico quello che devi fare, ma non lo faccio. Invece di dirti anche. E allora ho pensato di mettere insieme un paio di messaggi senza parole che spero che vi aiuteranno a capire quello che è il concetto della vera evangelizzazione. Cioè, Marchio, io non sono evangelista. Sì, lo sei. Gesù ha detto seguitemi e io vi insegnerò come diventare pescatori di uomini.
Pescare uomini vuol dire evangelizzare, evangelizzare vuol dire portare il Vangelo, quindi se sei un seguace di Cristo, devi pescare. In qualche modo, nella tua vita, nel tuo futuro c'è un pesce, anche se ce n'è uno solo, c'è un pesce che forse potrebbe anche cambiare il futuro dell'umanità. Immaginate quel predicatore di provincia che un giorno nell'Alabama ha portato il messaggio a Billy Graham. Nessuno sa come si chiama quell'uomo, ma tutti sanno chi è Billy Graham, perché milioni di persone, presidenti in tutto il mondo, leaders religiosi di tutto il mondo sanno chi è Billy Graham. Perché? Perché Billy Graham un giorno ha dentro di voi c'è la possibilità di cambiare il mondo, ma non come pensate voi, perché di solito la religione ci dice: allora prendi la Bibbia, vai sull'angolo della strada e di a tutti, se non cambi andrai all'inferno. E come potete vedere ha funzionato, no? Sono 2000 anni che stiamo facendo questo. Non veramente, la Chiesa originale ha toccato il mondo nel giro di 100-200 anni, ha toccato il mondo. Poi poi è entrata la religiosità, la religione, la dottrina, il clero, la laicità, si dice, mamma mia che parolone, va bene, se dico scemate dimmelo, fai così con la testa, che io capisco. No, perché la mia lingua è inglese, io quando parlo in italiano ogni tanto mi viene fuori, io ma esisterà quella parola, ma comunque laicità, è una bella parola, no? Però laicità, clero, vabbè, quella lì. E quindi è successo, cosa è successo? È successo che tutto un tratto si è separata la regolare presenza di Dio nel mondo ed è stata messa da qualche parte, in un libro, in un gruppo di persone, dietro quattro mura o dietro un murito, e quando invece Dio l'ha messa, la parola si è fatta carne, è venuta a abitare in mezzo a noi. Allora vorrei parlarvi di questi messaggi senza parola. Incominciamo dalla storia di Lazzaro, Giovanni capitolo 12 versetto 2. E la storia qual è? La storia è che c'è un uomo che si chiama Lazzaro, che ha due sorelle, Marta e Maria, e lui è il fratellino di questa famiglia, che è molto vicina a Gesù, sono suoi amici. Un giorno Gesù si trova a poche miglia da Betania, dove abita la famiglia di Lazzaro, e Marta manda un messaggero a dire a Gesù che suo fratello sta male, di venire a aiutarlo. E se fossimo stati io o te, probabilmente il tono di questo messaggio sarebbe stato: Gesù, Lazzaro, quello che ti ama così tanto, quello che è così bravo, quello che paga sempre la decima, quello che è sempre che viene sempre in chiesa, quello che aiuta la vecchietta a attraversare la strada, quello che non dice mai una parolaccia, non sputa per terra, non fuma, e tutte le altre cose, quello che sta male. E invece Marta, guarda caso, siccome Marta conosceva Dio, conosceva Gesù, gli ha detto: Gesù, quello che tu ami sta male. Perché vedi, la tua fede non muove la mano di Dio. L'amore di Dio muove la mano di Dio. Contrariamente a quello che ti è stato insegnato, la tua fede non muove la mano di Dio. La tua fede può solo ricevere ciò che l'amore di Dio ha già fatto. Vi siete mai chiesti come si fa a credere di più? Quante volte ho sentito questa frase? Ma perché è successo? Perché non hai abbastanza fede. Come si fa ad avere abbastanza fede? Cosa stai facendo? Lo sto credendo. No, non ho capito, dovete perdonarmi, ma non ho, come si fa? No, perché allora io devo distruggere il dubbio. No, amore mio, no, se distruggi il dubbio non puoi avere fede. Meno dubbi hai e meno fede hai. Perché meno dubbi hai, più conoscenza hai. La fede può esistere soltanto nell'ambito del dubbio. Perché la fede è il controllo del dubbio, non l'assenza del dubbio.
In questo momento voi non potete avere fede che Mario Marchio è qui. Perché? Perché non avete dormito. Ma fino a poche ore fa, quando dovevate decidere di venire, avete pensato, ma chissà, viene, non viene, boh, ma vabbè, Walter ha detto che viene. Mi fido di Walter. E quindi avete preso i vostri dubbi e ne avete preso padronanza in funzione del fidarsi della parola di qualcuno. Quella è la fede. La fede, anche se non mi sento sicuro, faccio il passo lo stesso. Ed è la stessa cosa con il coraggio. Il coraggio non è l'assenza della paura. L'assenza della paura è incoscienza. Se tu fai qualcosa senza paura, non sei un coraggioso, sei un incosciente. Il coraggioso è quello che ha paura e lo fa lo stesso, perché c'è un motivo superiore. Amen. Quindi la mano di Dio non è mossa dalla tua fede, la mano di Dio è mossa dall'amore di Dio. Quindi Marta dice a Gesù: Gesù, quello che tu ami sta male. E Gesù, noi sappiamo che immediatamente lui dice: ok, Pietro, fai le valigie, accendi il mulo e partiamo. No? Invece no, perché c'è tutta quella storia dei 3 giorni nel Medio Oriente, dove si pensava che lo spirito dell'uomo aleggiasse per 3 giorni sul corpo, poi dopo 3 giorni se ne... Cosa vuol dire? Vuol dire che Marta aveva in mente una guarigione, Gesù aveva in mente una resurrezione. E quindi aspetta, arriva dopo 3 giorni e sappiamo tutti, Marta gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Dopodiché dice, pronuncia le 3 parole forse più potenti in tutta la Bibbia. E dice, ma anche adesso perché? Perché tu non sei limitato dal tempo, perché tu non sei limitato dalla morte, perché tu non sei limitato dalle circostanze, perché tu non sei limitato, quindi anche adesso qualsiasi cosa chiedi al Padre, lui la farà. E noi sappiamo che Gesù arriva alla tomba, c'è rotolata via la pietra, dice Lazzaro vieni fuori, e Lazzaro no, perché magari poteva anche levitare, però non lo so, io penso che allora esce fuori così, tanto è vero che Gesù dice slegatelo, no? E allora, e tutto un tratto, una sera fanno una cena e guarda caso Lazzaro erano lì, Lazzaro era lì con gli altri. Pensate che avesse bisogno di predicare? No, non credo, ero morto, adesso sono vivo, ho bisogno di dirti qualcosa? Non credo. La rinascita dovrebbe essere qualcosa che predica da solo. Io vi faccio vedere la mia fotografia, anzi non ve la faccio vedere perché non so, ma a 35 anni, adesso non so tanta, ma a 35 anni io c'avevo la morte in faccia. C'avevo il colore dell'oliva marcia, le occhiaie, avevo 3 tonnellate di peso, stavo di depressione che mi stava schiacciando, mi stavo uccidendo, era poche ore dal suicidio, avevo deciso di farla finita, la mia vita non era vita, la mia vita era sopravvivenza finché riuscivo a trovare il bottone dove potevo spegnere questa cosa che mi faceva tanto male. E una sera mi sono trovato in una chiesa dove mi è stato portato il messaggio dell'amore di Dio, e io pur non credendoci, perché sorpresa, che tu ci creda o no, pianta il seme e il seme cresce. Perché il seme non ha bisogno che tu ci credi, ha bisogno di essere piantato. Perché la vita non è nel seminatore, la vita è nel seme. E quindi quella sera a mia essa, poi giustamente lo sappiamo, che poi se non lo semini, se non gli stai attento, se non gli stai dietro, poi arrivano tutte le varie cose e la piantina può essere tolta, può essere sradicata, ma il seme cresce. Quindi quella sera il semino è cascato nella mia vita, mia moglie stava dormendo, io torno a casa, 11:30 di sera, entro nel mio bagno e con le lacrime agli occhi, non perché ero pentito, no, perché stavo morendo, quando tu stai morendo e non hai più fonte di vita, tu puoi resistere senza mangiare per 40 giorni, puoi resistere senza bere per una settimana, puoi resistere senza respirare per 5 minuti, ma non puoi resistere 3 secondi senza sperare.
E quando la speranza se n'è andata, sei come un fiore che è stato tagliato. Stai aspettando di morire, ma il tuo destino è segnato. Se non hai speranza, il tuo destino è segnato. E io ero così, quindi sono entrato lì con le lacrime agli occhi, mi sono guardato allo specchio, mi sono sentito abbastanza scemo perché stavo parlando a me stesso, e ho fatto una preghiera che il 99% delle chiese evangeliche mondiali non valuterebbero valida per la salvezza, perché non mi sono pentito. Ah, come Marchio, ma la Bibbia dice pentitevi, e poi... No, io non mi sono pentito, scusa. Mi dispiace, ha funzionato lo stesso. Non mi sono pentito, non ho chiesto scusa dei miei peccati, niente. Ho detto, Dio, non so neanche se esisti, che non è il modo migliore per iniziare una preghiera. Dio, non so neanche se esisti, ma se per caso esisti, aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. 2 febbraio 1982, 11:30 di sera, 4A Oakland Road, Johannesburg, South Africa. Io dico che ha funzionato. Vabbè. Perché chiunque invoca il nome del Signore, vedi, non dipende da te. Non è, la religione ha tolto la gloria a Dio e l'ha data a te. E tutto un tratto sei tu che devi credere, sei tu che devi chiedere perdono, sei tu che devi pentirti, sei tu che devi fare penitenza, sei tu che devi dimostrare il tuo convincimento, il tuo pentimento in qualche modo, cambia il modo in cui... No, scemate. Tu devi solo invocare il nome di un Dio che sta aspettando il grido delle sue creature. E che il momento che sente, lui interviene e in un istante ti cambia il cuore di pietra, lo getta lontano come l'est dall'ovest e ti soffia Ruach Haim, lo spirito della vita, e tu ricominci a vivere. Quindi, quando la mattina dopo mi sono svegliato, mia moglie mi guarda e fa, dice, cosa hai fumato? No. Cosa ti è successo? Perché immediatamente la mia faccia era cambiata. In inglese c'è una parola meravigliosa che è la parola countenance. La parola countenance vuol dire il modo in cui appari, no? E ci sono delle persone che vanno in giro con un sad countenance, un modo triste, no? Le hai visti? Le spalle sono un po' giù, la schiena un po' giù, i piedi sono un po' così, eh? E quando gli chiedi come stanno, 20 minuti dopo ti penti di averli chiesto come stanno, perché sono ancora lì che ti stanno dicendo come stanno. E tu dici, ok, guarda, avrei un appuntamento, ti dispiace, e via. La rinascita dovrebbe essere un messaggio senza parole. Gloria a Dio, se soltanto io fossi, avessi la convinzione che qualsiasi cosa succede qui, mi ritrovo in grembo a mio papà nel cielo, nel paradiso, con le strade laminate d'oro, con gli angeli che cantano alleluia, con tutto, dovrei mettermi un sorriso in faccia. E purtroppo tanti cristiani hanno bisogno di mandare un messaggino alla loro faccia. Che siamo salvati, sorridi. Io purtroppo ho una faccia che devo fare uno sforzo per sorridere, perché tutto sta scendendo, no? Ogni tanto mi guardo allo specchio e mi sembra di essere un cocker spaniel, no? Scende, no? E allora devo fare uno sforzo per... Però il sorriso mi esce da dentro. Stai con me 30 secondi e ci puoi contare che lo sai che io sto bene, che sono felice, che sono... Lazzaro non aveva bisogno di predicare niente. Era lì, no? Tutto quello che doveva fare era... Ma Gesù funziona? Ma cosa è successo? Avete notato che Lazzaro non ha mai detto una parola? E soprattutto non ha mai detto grazie. Perché io non so te, ma se io mi ritrovassi a fianco a Gesù, sui campi del cielo, con gli angeli, eccetera, eccetera, e tutto un tratto sento che mi richiamano indietro, dico, oh, statevi gli affari vostri, che io sto bene dove sono. Infatti Lazzaro torna indietro e non dice mai grazie.
Ma la rinascita, la rinascita è un messaggio senza parole che ogni cristiano dovrebbe predicare in qualsiasi momento della sua vita, al casello autostradale. Buongiorno, buongiorno, come sta? Tutto bene? Gloria a Dio, che Dio la benedica a te, tieni di 100 euro, ammazza ragazzi, Milano-Torino 16 euro, cose da perdere la salvezza, altro che per grazia qui, qui ci vuole l'essere lunga grazia, eh? Arrivi al casello, cosa ci vuole a dire che Dio ti benedica? Eh no, ma Marchio, ma io non quelle cose non le dico. Ti ricordi il bottone reboot? Hai intenzione di cominciare una vita diversa, non più monotona, non più religiosa, non più triste, non più che te la devi tirare dietro. No, incomincia a vedere un attimo come puoi essere un evangelista senza dire una parola. Sorridi, guardalo negli occhi. Non lo sai se quella persona c'ha il figlio che sta andando in galera. Non lo sai se sua moglie lo sta abbandonando. Non lo sai se il dottore gli ha appena detto che ha un cancro. Ma una cosa sai, che Cristo è morto per lui. E perché non lo guardi con un sorriso e dici buongiorno, che Dio ti benedica? O magari se non ce la fai a dire che Dio ti benedica, dici buongiorno, perché dentro di te c'è la benedizione di Dio che esce e gli dà un buongiorno, se ci credi. Amen. La seconda, Daniele 3:27. La storia è questa. Nabucodonosor, il re della Babilonia, conquista Gerusalemme, Israele, eccetera, eccetera, piglia tutti questi ragazzi giovani, belli, intelligenti, se li porta a Babilonia e comincia a usarli. Alcuni di loro diventano capoccia nel governo babilonese, fra i quali Daniele e poi Meshach, Shadrach e Abednego, si dice così, e Abednego, i quali un giorno suscitano le gelosie dei vari satrapi politici eccetera eccetera babilonesi, e allora cosa fanno? Cercano di intrappolare Daniele e i suoi amici con questa storia di questa statua, che allora quando il re innalza questa statua, quando la musica incomincia a suonare, tutti si devono inchinare a questa statua. E cosa succede? Succede che sappiamo benissimo Daniele non lo fa e questi tre non lo fanno neanche. Quindi lui, immediatamente tutti gli invidiosi, eccetera, dicono al re, guarda che non lo stanno facendo, lo ripigliano, e il re infuriato dice, sbatteteli nella fornace ardente, anzi fatela andare ancora più forte, che voglio proprio che siano inceneriti immediatamente. Invece inceneriti sono quelli che devono buttarli dentro, questi cascano nella fornace, e dopo un po' il re guarda dentro e dice, ma non erano tre, mi sembra che ce ne siano quattro. E quello lì mi sembra il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Quindi la scrittura è questa, dice, i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto alcun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che, così, e che essi non avevano neppure odore di fuoco. E la mia domanda è questa, cosa succede quando tu esci da una fornace di fuoco, da una tragedia, da un problema, da una difficoltà? Puzzi di fumo? Ci vogliono 6 mesi prima che la smetti di parlarne? E qualche volta non smetti mai, continui ogni volta a rivangare quello che è successo, quella tragedia, quella malattia, quella morte, quella difficoltà, quel fallimento, quell'abbandono, quel tradimento. E la gente ti guarda e fa, invece di dire, sai cosa? Non lo so cosa è successo, ma so soltanto una cosa, che Gesù era lì con me nel mezzo della tragedia. Non so perché c'è stata la malattia, non so perché c'è stata la morte, non so perché c'è stato l'abbandono, non so perché, non voi, quelli di Livorno, ma certe volte le preghiere non vengono esaudite, a Livorno, tu chiedi quella guarigione e la guarigione non arriva, a Livorno, e quindi cosa succede? Succede che a un certo punto tu attraversi quello che attraversa il resto del mondo e noi dovremo poter uscire dall'altra parte senza puzzare di fumo. E quando tu esci da una tragedia senza puzzare di fumo,
quello è un messaggio senza parole. Sai cosa ha detto San Francesco? Ha detto: dovete predicare il Vangelo 24 ore su 24. Qualche volta usate le parole. Perché il Vangelo lo predichi così, uscendo da una tragedia, le persone ti guardano, come fai a essere? Cosa è successo? È successo, la vita è successa. Purtroppo voi pensate che noi cristiani schiocchiamo le dita e Dio, sì, cosa posso fare per te? Che sia il genietto nella lampada di Aladino. No, anche noi attraversiamo le stesse, anzi, spesso e volentieri ne attraversiamo di più, perché prima eravamo bui come il resto del mondo, adesso con lo Spirito di Dio dentro di noi ci siamo illuminati e il diavolo, eccolo là! E quindi arrivano le prove ancora più forti. Però come ne esci? Può essere una testimonianza. Non so perché ci sono dovuto passare, però io so che Cristo era con me, nel mezzo della fornace. Quindi qual è? Il messaggio senza parole è fiducia. La fiducia di un Dio che magari non ha fatto quello che gli chiedevi di fare, ma che era lì con te nel mezzo. Dove era Gesù quando sono cascate le torri gemelle? Era sulla croce, pagando il prezzo del peccato di quei disgraziati di musulmani che hanno ucciso 3.500 persone. E che se soltanto se ne fossero resi conto, avrebbero capito che Dio li ha già perdonati. Ma loro sono andati in paradiso? Purtroppo no, non lo so, non credo. Perché? Perché non hanno accettato il perdono di Dio. Ma Dio in Cristo ha riconciliato a sé il mondo, non imputandogli i loro peccati. Questo è quello che dice la Bibbia. Però purtroppo cosa succede? Succede che tu pigli quelle scritture e dici no, non dice questo. Deve dire qualcosa d'altro, perché sennò vuol dire che il mondo è stato perdonato. Fate così con la testa, perché in Adamo tutti muoiono, in Cristo tutti possono risorgere, basta che ci credano, perché Dio in Cristo ha riconciliato a sé il mondo, non imputandogli i loro peccati. Ok, andiamo avanti. Il prossimo invece è la storia di Giuseppe. Giuseppe, come andiamo? Andiamo bene? Andiamo avanti? Sì. Okay. Giuseppe, noi sappiamo che Giuseppe era il figlio preferito di Giacobbe e aveva questi 11 fratelli che erano più vecchi di lui. Dopo Giuseppe è nato Beniamino, aveva 10. E Giuseppe era chi era? Giuseppe era il primo genito di Rachele, che era la donna che Giacobbe amava. Quindi cosa succede? Succede che Giuseppe è il favorito di Giacobbe e gli viene data questa veste multicolore, che era la veste dei leader, la veste dei capi, no? Mentre i suoi fratelli invece 50 gradi al sole, con cosino girato di messo lì, il lenzuolino, a zappare la terra in mezzo al deserto. Quindi ogni tanto Giuseppe arrivava e diceva: ciao ragazzi, come state? State bene? Vorrei raccontarvi un sogno che ho fatto. E voi eravate tutti lì che vi inchinavate a me. E c'è lì Simeone con la zappa che fa: io mi inchino adesso, la zappata andava. E quindi lo odiano intensamente. Cosa succede? Succede che un giorno Giuseppe arriva un'altra volta tutto svolazzante e questi fanno: Ruben, che è un ebreo, sapete cos'è questo? È un ebreo morto, perché se fosse vivo farebbe così. Meno male che ero fuori il campo, perché no, invece Ruben, che giustamente da buon ebreo, dice: no, non lo ammazziamo, vendiamolo. E infatti lo vendono. Fra parentesi, come si dice quando Dio ti dà qualcosa? La provvidenza. La provvidenza divina è chiara anche in questo momento, perché i fratelli buttano Giuseppe in un pozzo che, guarda caso, è secco. Se fosse stato pieno, Giuseppe sarebbe morto. Quindi anche il pozzo secco, qualche volta, la provvidenza di Dio ti salva la vita.
Non te lo dimenticare mai, non guardare mai un pozzo secco e dire no, pensa che in qualche modo c'è la mano di Dio che ti protegge. E quindi, e lì dentro arriva la caravana degli Ismaeliti, lo tirano fuori, lo attaccano al lato di un cammello, lo portano in Egitto, lo mettono su un blocco degli schiavi, arriva Potifar, che era il boia del faraone, quindi immaginatevi due accette calibro 45 che gli dondolavano dalle parti, il boia del faraone arriva, datemi quello là, ok, lo piglia, lo porta a casa. E siccome Giuseppe, io sono convinto che durante il viaggio da Canaan all'Egitto si è pentito, si è chiesto a Dio di aiutarlo, di salvarlo, e Dio chiaramente lo ha salvato, la Bibbia ci dice che Dio era con lui, quindi entra nella casa di Potifar e comincia a prosperare, comincia a diventare. Poi sappiamo tutti la storia che la signora Potifar, che vede questo ragazzotto bello, giovane, ebreo, giudeo, tutto il muscolo luccicante, no? L'occhietto, il capello lungo, eccetera, eccetera, che gli sta pulendo, eccetera, eccetera. E la signora se lo guarda e dice, Giuseppe, vorrei fare uno studio biblico con te. Potresti venire un attimo nella mia camera da letto? Poi, siccome c'è una mente un po' strana, un po' contorta, avete mai visto il principe d'Egitto? Sì. E vi ricordate la signora Potifar? È sempre bellissima, no? Sempre sexy, ragazzi, sembra una clessidra, questi capelli lunghi, lunghissimi, no? Ma tu dici, uè, ammazza, ragazzi, che forza di carattere di Giuseppe, magari era brutta come una cornacchia, magari era brutta, Giuseppe, vieni qui che facciamo lo studio biblico, Giuseppe va, bussa via, vai via, quindi magari non è che fosse proprio questo gigante spirituale, no? Questa è la mia mente, quindi non vi preoccupate. Quindi succede che il signor Potifar lo piglia, lo sbatte in galera, eccetera. Perché? Perché chiaramente il boia, se fosse stato vero, eccetera, eccetera, l'avrebbe ucciso immediatamente, quindi sapeva benissimo quello che la moglie l'aveva fatto probabilmente anche prima, quindi lo mette in galera. Giuseppe in galera, la storia dei due prigionieri, il panettiere e il coppiere, fanno un sogno, Giuseppe interpreta il sogno, no, tu muori, tu invece ritorni, quando ritorni dal faraone ricordati di me, il panettiere muore, il coppiere torna al faraone, 2 anni e mezzo dopo il faraone fa un sogno e il coppiere si ricorda di Giuseppe, gli dice sai c'è uno in galera, un ebreo che interpreta i sogni, il faraone lo manda a chiamare, Giuseppe arriva, interpreta il sogno e Giuseppe diventa immediatamente dalla prigione al palazzo reale, diventa la seconda persona più potente nel mondo, perché a quei tempi l'Egitto era il paese più potente del mondo. Quindi sappiamo la storia dei 7 anni di abbondanza, 7 anni di carestia, quindi riesce a organizzare l'economia in modo tale che l'Egitto diventa il granaio del mondo. Arriva un certo punto in cui i suoi fratelli da Canaan arrivano a chiedere l'elemosina, a chiedere un po' di pane per mangiare. E adesso dovete immaginarvi la scena. Giuseppe non è più ebreo, Giuseppe è egiziano. Ha sposato un'egiziana, è vestito come un egiziano, ha il trucco come un egiziano, ha i capelli come un egiziano, parla egiziano. I fratelli non lo riconoscono, lui sì. E immaginatevi quello che sta succedendo nel cuore di Giuseppe, il quale sa benissimo quello che è successo quella notte nel deserto di Canaan. Quando l'hanno preso, l'hanno buttato nel pozzo e l'hanno venduto a una carovana di Ismaeliti. Arriva un certo momento in cui Giuseppe non ce la fa più, c'è una lunga storia, Giuseppe che vuol vedere suo fratellino Beniamino, lo fa venire, lunga storia, ma il fatto rimane questo, che Giuseppe non poteva più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gli ha fatto uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe, quando gli si fece riconoscere dai suoi fratelli, alzò la voce piangendo, gli egiziani lo udirono e lo udì la casa del faraone. Immaginatevi questo, lo udì la casa del faraone, immaginate Giuseppe che non vuole perdonare, che lo udì la casa del faraone, una lotta che è stata vinta da un altro uomo in un altro giardino anni dopo, quando lui ha sudato gocce di sangue e ha detto non la mia volontà ma la tua sia fatta, Giuseppe gridava non li voglio perdonare, li voglio uccidere, li voglio usare con attacca tutto per attaccarli al tubo di scappamento del mio mulo e farlo dirlo come un palloncino, voglio attaccare, e invece li devo perdonare.
sapete che spesso è molto più potente perdonare qualcuno che cercare di evangelizzarlo. Sì, ma perché tu non sai cosa mi hanno fatto? No, non lo so, e ti assicuro che probabilmente li perdoni e te lo faranno un'altra volta. Ma io quello che ti sto dicendo è che è il tuo computer che sta andando piano, non il loro. Se c'è una cosa che dà un fastidio tremendo, è quando tu odi qualcuno, partire ancora verso qualcuno, apri Facebook e li vedi sulla spiaggia che piglia la tinta. Tu sei lì che ti stai mangiando il fegato e loro sono sulla spiaggia. È vero o no? Io ti sto dicendo, il rancore è come bere veleno e sperare che muoia quell'altro. Il rancore è prendere la chiave della cella dove quella persona ti ha chiuso, prendere la chiave e ridargliela, così che lui ha in mano la tua libertà. Ce l'hai tu la chiave della cella. Metti la chiave nel lucchetto, giralo, ti perdono. Cioè, ma come faccio? Non è difficile, prova. Ti perdono. E come dicevo prima, per il coraggio, la paura e la fede e il dubbio, la stessa cosa con il perdono. Il perdono non è l'assenza delle emozioni. Il perdono è la presenza delle emozioni, ma il controllo delle emozioni. Io so quello che devo fare e lo faccio, non perché lo voglio fare. Ricordatevi sempre, questo è quello che succede dentro la tua testa. La tua testa grida, urla, non lo voglio fare. Tutta la casa del faraone ha sentito Giuseppe, ma l'ha fatto lo stesso. E sapete cosa è successo? La vita di Giuseppe è finita in felicità, perché ha perdonato. Messaggio senza parole, perdono, andiamo avanti? Sì, va. Ah, ecco, sì. Allora, la storia è questa. Gesù è sul monte, appena finito di predicare il famoso messaggio del sermone sul monte, scende. E c'è un lebroso che gli dice: Signore, se tu vuoi, mi puoi toccare e mi puoi guarire. E immediatamente Gesù dice, sì, senz'altro. Anzi, il lebroso non dice, mi puoi toccare e mi puoi guarire. Gesù lo tocca e la lebbra se ne va. Oh, parentesi. Nel Vecchio Testamento, nella mentalità religiosa, quando tu tocchi qualcuno che è impuro, la sua impurità viene su di te e ti rende impuro. Sotto la grazia è l'opposto. Gesù lo tocca e la sua purezza, la sua santità entra in lui e la lebbra se ne va. Immediatamente cosa dice? Allora fai una cosa, scrivi un libro, vai alla TBN, mettiti davanti alle telecamere e di a tutti quanti quello che è successo. Guarda caso, invece Gesù gli dice, non dirlo a nessuno, ma va a mostrare al sacerdote, fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ciò serve a loro di testimonianza. Sai perché? Perché se tu eri lebroso, con un orecchio sulla spalla, un pezzo di naso che ti manca, i denti che c'erano fuori perché non c'hai più labbra, la carne che te la trascini dietro così, e tutto il tratto non lo sai più, non hai bisogno di dirmelo, si vede. Messaggio senza parole, non mi venire a dire che Dio ti ha tolto l'ira, ti ha tolto la... Fammelo vedere quando io ti faccio qualcosa di male, non prendere una sedia e darmela sulla testa nel nome di Gesù. Fammelo vedere, dammi una testimonianza. È inutile che voi padri dite ai vostri figli che Gesù vi ha cambiato, che Gesù ha una nuova vita, e poi tornate a casa e trattate male la vostra moglie davanti a loro come facevate 3 anni fa. Ma non voi, quelli di Livorno, solo quelli di Livorno. E succede ogni giorno. Cosa facciamo? Diciamo che è successo qualcosa nella nostra vita e non cambia niente. Siamo sull'autostrada, uno ci taglia la strada, posso passare un uovo?
siamo pieni dello Spirito di Dio. Dalla nostra bocca esce lo Spirito della benedizione immediatamente. Volete evangelizzare senza parole? Portate una testimonianza valida. Pace, gioia, pazienza, bontà, gentilezza. Ha voglia. Non avete bisogno di prendere la Bibbia e dire: allora guarda, questo è quello che ha fatto Dio per me. No, no, no. Faglielo vedere per una testimonianza. Quel lebbroso è andato e Gesù gli ha detto: non lo dire a nessuno. Non lo dire a nessuno. Vai a farlo vedere. Testimonianza. Ok. L'altro è, vediamo a che punto siamo. Ah, questo qui si chiama 1 Corinzi 11. Questo qui è particolarmente caro al mio cuore, perché siate imitatori miei come io lo sono di Cristo. Come Walter vi potrà assicurare, quando tu predichi la grazia, l'accusa normale è quella: no, allora io posso andare fuori, fare l'adulto, tutti gli adulteri che voglio, e intanto sono perdonato. Prima di tutto, ma perché vuoi fare adulterio? Ma allora posso fare quello che voglio, cosa vuoi fare? Cos'è che vuoi fare? Perché se non fai quello che vuoi, vuol dire che sei un ipocrita. Stai facendo qualcosa che vuole qualcun altro. Se tu vuoi fare l'adulterio nella tua mente, Gesù ti ha bloccato in quel momento, istantaneamente. Allora, ragazzi, per commettere adulterio non dovete andare a letto con un'altra donna che non sia vostra moglie, basta che la guardate. E fratellini miei, se funziona tutto, siamo tutti una manica di adulteri, dal primo all'ultimo. Ah, se funziona, se non funziona, allora che Dio vi benedica, quindi poi preghiamo. E Dio, Gesù, ha chiuso ogni via d'uscita. Ha detto: senza di me non lo puoi fare. Senza di me non è difficile, è impossibile. È impossibile non commettere adulterio senza di me. Quindi, quando viene l'accusa, io posso solo dire una cosa: che nel 1969 ho incontrato mia moglie e me ne sono innamorato, e sono ancora più innamorato oggi di quello che lo ero 43 anni fa. Che la amo con tutta la mia vita, che per me è la mia vita, la seconda persona che amo di più al mondo, primo Gesù, secondo lei, non i miei figli, mia moglie. Non ho mai avuto uno scandalo, non è mai successo niente nella mia chiesa, non è mai mancata la lira, non è mai successo niente, non ho mai avuto uno scandalo, sono qui, sono in salute, 70 anni, ho un ginocchio pneumonico con il quale posso saltare il destro tranquillamente senza nessun problema, non ho nessun problema, sto bene. E allora chissà che magari la grazia funziona, eh? O no, perché se fossi un disgraziato che va in giro a ragazzine eccetera eccetera, allora me lo puoi parlare. Ma no, amore mio piccino, amore, scusa, si sta chiudendo l'orecchio, eh? E allora sapete cos'è? Sapete quante persone, quanti giovani che mi hanno ringraziato per aver scritto La famiglia ideale? Quante persone che mi hanno detto: Mario, il tuo libro ha salvato il mio matrimonio. Sapete quanti giovani che mi dicano: grazie per il tuo esempio, perché non credevo più nel matrimonio, ma quando vedo te vedo che il matrimonio può funzionare. Esempio, messaggio senza parole, esempio di vita. Io non ho bisogno di predicare, è tutto per grazia di Dio, non pensate, tutto per la sua grazia. Ma gloria a Dio, c'è un esempio, c'è una dimostrazione di quello che fa la grazia, c'è una dimostrazione del Vangelo, c'è una dimostrazione della potenza di Dio. Che cosa? Che dopo 46 anni sono strafelicemente, ultrafelicemente sposato con la mia, con mia moglie. Io dico che funziona. Io dico che funziona, non ho bisogno di predicare. Amen. E invece quante persone che vanno a predicare e poi invece purtroppo l'esempio della loro vita, e io non dico
Dio ti ama lo stesso, vai in, se sei un figlio di Dio vai in paradiso lo stesso. Ma ti sto dicendo, se quella è la situazione, ma non vedi, date un attimo una riguardata, ci sarà qualcosa sulla quale puoi predicare nella tua vita senza parole? Usa quella. L'onestà, il tuo matrimonio, il tuo rapporto con i figli, il tuo rapporto con le persone, che ne so, qualcosa che Dio ha fatto, c'è, cioè, senz'altro, che andiamo avanti. Quindi, mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il Lebroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato, molto prezioso, glielo versò sul capo mentre stava a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Ma Gesù, accortosi, ne disse loro: perché infastidite questa donna? La verità vi dico, in verità, dovunque sarà predicato questo Vangelo nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei. Non ha detto una parola. Oggi, 2000 anni dopo, stiamo ancora parlando di lei. Generosità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se mi comprate i libri, quei soldi vanno a finire nel canale del mio ministero e in qualche modo ministerate anche voi. Fra 10 anni, fra 100 anni, fra 500 anni, quello che sia, quello che avete fatto, che non è un vasetto di alabastro, eccetera, eccetera, ma ancora si parlerà di voi. Perché? Perché un giorno Mario ha scritto un libro grazie ai soldi che voi avete prodotto, eccetera, eccetera, che è andato a finire nella vita di una persona che ha cambiato questo e quell'altro e che è diventato, e fra 2000 anni si parlerà ancora di voi, quello che sta succedendo. Non ha detto una parola, non ha detto niente, ha soltanto dato quello che aveva. Quindi generosità. Faccio in fretta, dovete ascoltarmi un po' più in fretta, per favore, perché sennò non arriviamo. Il prossimo, ok, lascia perdere il prossimo, vai direttamente al Giovanni 17. Adesso questo qui è questo. Questa è una cosa che preparatevi, sedetevi bene, accomodatevi bene sulla sedia. Perché questo dice così: Gesù, da Giovanni 15 a Giovanni 17, prega quello che viene definita la preghiera apostolica del Figlio di Dio, la preghiera che porta il mondo, l'umanità a Dio. E dice questo: la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Il mondo sappia che tu mi hai mandato. Vuoi far sapere al mondo che Dio ha mandato Cristo? Unità. E ci puoi contare se c'è una cosa che il diavolo è riuscito a fare nella Chiesa, soprattutto in Italia? Ci mettiamo insieme, siamo 30 persone. Sapete qual è la tradizione letterale del diavolo? Diabolos, dia ballo, ballo gettare, dia dividere, colui che divide. È il suo scopo per il tuo matrimonio, è il suo scopo per la tua famiglia, è il suo scopo per la tua chiesa, e alla fine è il suo scopo per te e Dio, di dividere. E sapete che c'è una parola nell'ebraico originale della parola echad. Echad fa parte della preghiera che Israele deve pregare 2 volte al giorno: Shema o Israele, Adonai Elohino, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore Dio tuo, il Signore è uno. Okay? Quella parola Echad non vuol dire uno, è stata usata dal giudaismo come dire uno per poter negare la presenza di Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ma quella parola uno, echad, controllate, vuol dire unità, vuol dire nel senso di quando noi diciamo una dozzina, non è plurale, giusto? Però in quel concetto ci sono 12 cose. Una coppia è una, non sono due coppie, è una coppia, però in quella coppia c'è il concetto di due persone. E questo è il significato della parola echad. Echad non è uno nel senso di uno, due, tre, quattro, no, è uno. Come quando tu dici io sono uno con la natura, io sono uno con mia moglie, io sono uno, non sei uno, sono due, però
c'è un'unità, c'è un'armonia. Echad vuol dire unità, echad vuol dire armonia, echad vuol dire accordo. Tutto l'universo funziona con l'echad di Dio, con l'armonia di Dio. Se si sposta una stella, tutto l'universo va a pallino. Se si sposta, vedi quello che sta succedendo con il clima, quando incominciamo a spostare l'armonia, l'equilibrio che Dio ha creato. Qualsiasi cosa, nel momento che tu lasci che l'equilibrio se ne vada, l'armonia se ne vada, la contesa entri, apri la porta al diavolo. E se vuoi predicare senza parole, ricordati quello. E calma, armonia. E purtroppo, spesso e volentieri, io visito tantissime chiese e c'è sempre la stessa ferita, la stessa cosa. Qualcuno che ha deciso di aprire la porta al diavolo e di separare di dividere. Amen. Quindi io vi supplico, non andate nelle piazze a dare trattati e canne. Portate armonia in qualsiasi situazione, nella vostra famiglia, nella vostra chiesa, sul posto di lavoro, dove vi trovate, portate la presenza di Dio con armonia, con equilibrio, con accordo, con gioia, con la lotta contro la contesa. Avete mai sentito persone che litigano perché il marito dice: allora siamo andati a trovare Pierino martedì alle 8 e la moglie dice no, era mercoledì alle 9. Ma, scusate il greco, ma chi se ne frega se era mercoledì? Non creare contesa per aver ragione. Tu non sei nato per aver ragione, sei nato per rappresentare Dio, e Dio è armonia. Se ti devi star zitto o zitta, ma statti zitto. Ma cosa ti interessa se era martedì? No, perché allora no, avevo un foulard verde, non me lo ricordo, era rosso. Ma che? E qua adesso vi ho sensibilizzato a questo. Fate quando, la prossima volta che vi trovate in casa di qualcuno, eccetera, state a sentire, vedete che prima o poi il marito dice una cosa, la moglie bam, bam, bam. No, non era così, era così, no? Che prima di cosa, vabbè, lasciamo prendere. Se non mi metto a parlare di lavoro un'altra volta. Quindi, è calda. Ok, ho finito. Questa è l'ultima. Grazie per la vostra pazienza. 1 Re 19, 12, la storia è così. Elia si trova sul Monte Carmelo e scende il fuoco dall'alto, consuma il sacrificio. 850 falsi profeti di Jezebel vengono massacrati. E il mondo, la gente comincia a gridare: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio, l'Eterno è Signore, l'Eterno è Signore. E noi abbiamo questa traduzione nella Bibbia, però letteralmente cosa dicono? Dicono Elia, El Yah, Dio è il Signore, l'Eterno è il Signore. Stavano gridando il nome di Elia. Elia, come interviventi, cioè Elia. Quindi Elia si sente tutto forte, no ragazzi, petto in fuori, scende, tranquillo, il cammello, paravan, arriva un messaggero, parola ebraica, malak vuol dire angelo o demone, arriva un messaggero da Jezebel, il quale gli dice: scusa Elia, guarda che domani a quest'ora sei fatto. E immediatamente dalle stelle alle stalle Elia crolla, il momento più pericoloso della tua vita è nel mezzo del successo. Stai attento quando è successo, perché ti sei illuminato e il diavolo ti odia, è in qualche modo come spegnere la luce. E immediatamente Elia crolla e va a finire in depressione, si trova sotto un ginepro, piange, urla: Signore uccidimi, non posso andare avanti, non ne posso più, sono rimasto solo io, no? Sono solo io che devo, nessun altro, solo io che devo portare il peso di questa montagna sulle spalle, non c'è nessuno che mi aiuta, no? E conosce l'angelo che arriva, il pane, eccetera, e si ritrova a Oreb, perché purtroppo quando sei nei problemi
il posto in cui cerchi di andare a rifugiarti è nella legge, no? Vorrei voler dire legge, è il monte della legge. Si ritrova in questa caverna e vuole sentire la voce di Dio, vuole sentire che Dio gli dice: ti fulmino, ti uccido, ti perdono, ti fa, ma sono ancora qui, sono ancora lì. Arriva il terremoto, non c'è la luce di Dio. Arriva il vento, non c'è la luce di Dio. Arriva il fuoco, non c'è la luce. E poi l'Eterno, no, aspetta, non dico. grazie. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussulto. La traduzione legata, la traduzione letterale di quel dolce sussurro è la voce del silenzio. La voce del silenzio. Volete predicare un messaggio senza parole? Tante volte basta un abbraccio. Non andate a dire alle persone: tu devi. Digli: anch'io. Facci sempre stato anch'io. 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 Non tu devi. La religione dice sempre: tu devi. La grazia dice: anch'io. Non mi preoccupate. E quante volte? Io sono convinto che nel mezzo del suo fallimento, nel mezzo della sua solitudine, nel mezzo della sua miseria, nel mezzo della sua tragedia, Dio lo ha abbracciato e non parlando, ma soltanto essendogli vicino, la voce della sua presenza. Amen. Io ho finito, vogliamo alzarci? Adesso vorrei soltanto chiedervi una cosa. Vorrei mettere in pratica quest'ultimo messaggio senza parole. E mentre Walter si accompagna un attimino, vi vorrei chiedere di guardare un attimo intorno e lasciare che lo Spirito Santo vi guidi a una persona che magari ha bisogno di un abbraccio, di un messaggio senza parole. Non dite niente, uomini con uomini, donne con donne. Ama come sei, che non ti dice